Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi massivo. Ragazzi, speriamo che sia la versione definitiva. Dopo quello che è successo questa notte in live non ce la faccio più con questo glitch. O lo patchano definitivamente oppure continua a funzionare. Per fare questo glitch, ragazzi, siamo in una sessione solo a Invidi. Nel garage B2 dobbiamo avere tutte LG retro custom o anche una sola e poi duplicarle man mano, e nel garage B3 dobbiamo avere tutte LG RH8 normali a costo zero. Quindi passiamo al glitch. Come ho già detto, siamo in una sessione solo a Invidi e abbiamo un amico che ci dà una mano nella sessione solo a Invidi. Quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Abbiamo un'auto retro custom, saliamo con il nostro amico e entriamo nel garage. Come vedete siamo in solo Invidi, oddio non si vede bene, però comunque è una sola Invidi. E entriamo nel garage B2, ragazzi, a me qui mi dà che è pieno, ma non so per quale motivo, forse perché comunque stavo facendo delle prove e sono rimasto buggato di prima. Comunque sia, non è un problema. E entriamo nel garage B2 dove abbiamo tutte quante LG RH retro custom o anche solo una, due, tre, le auto che vogliamo duplicare, insomma. Ragazzi, io adesso qui, per non confondervi le idee, metto questa LG RH8 nell'altro garage in maniera tale che abbiamo, diciamo, tutte retro custom. Quindi una volta che abbiamo fatto il tutto, diciamo al nostro amico di entrare in attività create da Rockstar, va in missioni, un lavoro da titano, e si ferma nella schermata di un lavoro da titano dentro la missione. Ragazzi, ogni tanto dovrà muovere un pochino su e giù diciamo il controller per non essere cacciato dall'attività, ma del resto il vostro amico dovrà fare solo questo. Ci potrà anche mettere un peso sulla freccia, non lo so, quello che cazzo vuole lui. Se magari ha cazzi suoi da fare mentre voi fate il glitch, potrà fare quello che vuole. L'importante è che lascerà il joystick in movimento. A questo punto dobbiamo fare esci con amici. Automaticamente il nostro amico rimarrà dentro, ma per il gioco sarà uscito, e quindi è come se fosse invisibile al radar, come il glitch che facevo ieri sera io in live. Quindi a questo punto, ragazzi, entreremo nel garage B3 e ci troveremo tutte LG retro custom. Qui non me ne ha duplicata una, non so per quale motivo, perché questa sicuramente era quella buggata di prima, però non fa nulla, ragazzi. Quindi a questo punto, quando abbiamo tutte queste LG retro custom, dovremmo andarle a salvare. Allora ragazzi, non le muovete di posto perché vi sto facendo vedere che comunque tornano LG RH8 normali. Io ne ho lasciata solo una, che è questa qui, vi faccio vedere. Andiamo al punto azzurro, vi faccio vedere meglio, se no non si capiamo. Ho lasciato semplicemente questa qui in fondo, che la vedete su diciamo sul menu, che è una LG RH8 normale, però a vista insomma è una retro custom. Quindi la portiamo fuori, chiamiamo il centro operativo mobile intanto. Ragazzi, vi faccio vedere la data e l'ora, vedete ragazzi, sono le 10:15 di mattina, quindi sto registrando questo glitch adesso, insomma. Quindi a questo punto, ragazzi, andiamo nel centro operativo mobile. Io spero che magari fino a martedì duri questo glitch, comunque questo weekend riesca a durare questo glitch. Andiamo nel centro operativo mobile in cui io avevo una LG RH8. Ragazzi, c'è chi dice che non serve nulla, chi dice che
però fate un po' voi, l'importante è che entrate nel centro operativo mobile con l'auto e la salviate. Allora, per salvarla, ragazzi, potrete anche andare nel garage del CEO, però nel garage del CEO dovrete avere un posto libero, non vi dovrà dare garage pieno, e una volta che sarete entrati nel garage del CEO con il posto libero, dovrete andare nell'officina, cambiare anche colore alla targa in maniera da salvare, e poi la riportate nel B3 del nightclub, proprio per continuare a lasciare nel garage CEO un posto vuoto se volete salvarle lì. Ci sono due opzioni: o le salvate nel CEO o le salvate nel centro operativo. Io trovo molto più comodo il centro operativo, però sono punti di vista, ragazzi. Quindi, come vedete, qui ci sono quelle normali e di là c'era quella lì che abbiamo appena duplicato. Detto questo, ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. See.